Pronto? Pronto, sì? Sì, sono io, buonasera. E lei pretende che io venga a quest'ora? Certo, certo, sì, ma... Ma scusi, non si può fare benissimo anche domani mattina, anche molto presto, magari. Oh, sento, la smetta, per favore. Non è il caso di fare così, andiamo. Non mi pare assolutamente indispensabile. Sì, va bene. Ho capito, la finisca, ora vengo. Ho detto ora vengo, ma santo cielo, mi dia almeno il tempo di fare la strada. Che idiota. Proprio un idiota. Oh, signorina Chester, quanto ci ha messo ad arrivare. Oh, ma cosa dice? Se mi sono precipitata. Ho fatto tutta la strada di corsa. Sapesse che paura. Mi creda, io ci ho provato a farlo, ma non me la sono proprio sentita. Solo lei poteva aiutarmi. È infermiera, se intende. Ha avuto una bella idea, eh? Con questo dannato tempo. Fare un lavoro del genere è gratis. No, magari. Di questo non si preoccupi. C'è ancora qualche scellino in casa, la pagherò, stia tranquilla. Ma non poteva chiamare qualche parente? Sa bene che era sola al mondo, non aveva amici, salvo quella gente che veniva qui a far ballare quel tavolo. Che fa? Resta lì, non viene a darmi una mano? No, 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 no. Abbia pazienza, signorina, ma è una cosa più forte di me. Non me lo chieda. Bene. Senta, ha preparato almeno il vestito che devo metterle addosso? Oh, quello sì, l'ho anche tutto stirato. Venga di là. Sola. Meritava di fare una fine migliore, glielo assicuro. Oh, guarda dove è finita questa lampada. Meno male che non si è bruciato. Nessuno verrà a dirle addio. Perché? Perché hanno paura, tutti quanti. Ecco perché. Paura di cosa? Dicono tutti che l'hanno uccisa le anime dei morti, i fantasmi. Che idiozie. E mica tanto, signorina Chester. Fa presto lei, visto in che modo è morta. Come morta? Ha avuto un attacco cardiaco. Lo saprò bene io, la tenevo su a iniezioni di canfora. Del resto è quello che ha detto anche il dottore, no? Lo so, ma questo non vuol dire niente. La verità è che è morta durante una di quelle sedute spiritiche, mentre era in trance, ha capito? Era in trance.
parlare con i morti era diventata una fissazione per lei. Poveretta, ogni venerdì faceva una seduta, cascasse il mondo. Con un cuore delicato come il suo. Parlare con i morti, proprio la cura adatta. Beh, andiamo. Anche un paio di calze. Sì, subito. Hai intenzione di stare qui stanotte? No, per carità, io vengo via con lei. Su, si sbrighi, ci vogliono anche le scarpe. A trovarle non usciva mai.